Benvenuti al Megacon di Genova. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati. Benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, andiamo a vedere il Megacon. Dici, perché però non stai al Megacon, stai qua? C'ho alcune persone che sono state un po' in giro al Megacon. Vi farò andare a vedere un po' com'era un po' la situazione e dopo andiamo a vedere, a votare come l'ultimo video dell'altra volta, chi si prenderà il 10 tra questi, il voto 10 tra questi cosplayer che andiamo a vedere tra poco. Ovviamente dopo che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, mo vi faccio vedere, come ho detto, alcuni video del Megacon, giusto per vedere un po' com'era la situazione. Ho visto che era bello grande, però mo lo andiamo a vedere insieme e dopo andiamo a votare il cosplayer migliore, chi è che si prenderà il 10, come l'altra volta, come l'altro video, solo uno si meriterà il 10. Chi sarà? Chi se lo meriterà? E soprattutto, ci sarà qualche cosplayer che si becca il numero, il voto 10? Voi scrivetelo qua sotto nei commenti qual è per voi il cosplayer da 10. Quindi andiamo subito al Megacon. Allora, siamo già entrati in comics e sono qua con i miei compagni d'avventura. E adesso faremo comunque un giro d'esplorazione. Come vedete dal comics è abbastanza grande, c'è anche un altro piano e adesso quindi facciamo i biglietti e si fa il giro di esplorazione. Ciao a tutti gente, siamo qua al comics come vedete e vi faccio anche vedere di là. Ah, si riesco a girare. Come vedete siamo qua al comics con tutta la compagnia. Salutate gentaglia. Saluta. Hola. Saluta. Hola. E adesso si mangia, ci trovate in giro. Io sono qua che mi sono appena fermata e siamo appena stati al meet and greet della Melevisione e abbiamo fatto un sacco di cose, quindi ho veramente filmato pochissimo e soprattutto per alcune cose non sono riuscita a filmare, ma devo dire che sì, c'è troppa casino, c'è veramente troppa gente, anche perché comunque è il primo comics. Sì, esatto, e ora come ora non riesco a farvelo vedere, forse così riesco a rendere l'idea. Tutta questa è tutta la gente che c'è, non sotto so c'è se... pieno. Sotto è anche peggio. E che dire, come primo giorno direi che è andato piuttosto bene. Sì, ne vediamo domani come sarà il secondo giorno. Il secondo giorno sarà ancora peggio. Grazie, lo significa. Quindi sarà pienone perché tutti penseranno che vanno oggi. Ultima canzone dei preliminari del karaoke Rossana. Quindi la nostra classe che come abbiamo visto era bello grande, c'era un bel po' di gente devo dire,
quindi ci sono anche divertiti, avete visto, ci stanno alcuni a fare il concerto, a cantare, vabbè, e in mezzo a questi c'erano anche i cosplayer. Mandiamoli a votare. Allora vediamo prima da qua. Allora questa credo che sia di un videogioco, insomma non mi ricordo, Horizon può essere. E vabbè, quindi gli diamo, che voto gli diamo, raga, fatemelo sapere nei commenti. Gli diamo un bel 8, alcuni particolari da poter migliorare, ovviamente le armi non se può di niente, tanta roba le armi. Voto complessivo quindi 8. Andiamo avanti, vediamo. Questo è l'uomo motosega, visto ad abusarne, non credo sia per quello. Però che voto gli date voi? Fatemelo sapere. Per me è un 7. Per me è un 7, raga. Poi andiamo avanti. Ma questi sono tutti presi dalla polizia. Questi gli hanno fatto proprio la fotosegnaletica a loro. Lo credo che siano di Genshin Impact. Ancora va di moda Genshin Impact. Bene, io gli do un 6 a entrambi. Voto complessivo, voto 6. Fatemelo sapere se siete d'accordo. Andiamo avanti. Questo se stava per tuffa a mare, non, forse ha sbagliato fiera, perché Genova sta sul mare, però forse ha sbagliato fiera. Vabbè, questo è tutto, questo è quanto, che comunque hanno beccato a lui. E lui che voto gli dà, ragazzi? Io gli do un 7,5, perché per lo sbattimento che ha fatto a farsi tutte quelle cose da dietro. 7,5, andiamo avanti. Questo è il gruppo della Marvel, invece. Credo sia Marvel, sì, tutto Marvel. Voto complessivo, raga, devo dire che ci stanno alcuni tanta roba. Voto complessivo 9, dai, oggi siamo un po' più buoni. 9, vediamo, andiamo avanti. Questo invece è come si chiama la protagonista di Hazbin Hotel, non me lo ricordo, però gli diamo un bel 8 anche a lei. Bravo, prima il cornuto mancava nel video, eccola qua, ecco il primo cornuto, quindi voto 8. Lui invece è, non ricordo il nome del personaggio, però vabbè, è un misto fra il personaggio il cosplay che sta interpretando, il personaggio che sta interpretando, e Jigen. Ci assomiglia, c'è anche un po' di Jigen, devo dire. Se vuoi un consiglio, un altro cosplay, prova con Jigen, perché con quella sigaretta in bocca ci stai tanto. Voto 7, andiamo avanti. Non so che personaggio sia, devo dire, la mia ignorantitudine non ha limiti. Voto 8 e mezzo, si vede il sartoriale, devo dire. Non so se l'hai comprato, te l'ha fatto un cinese, un magrebino, uno schiavo sotto casa. Voto 8 e mezzo, complimenti, tanta roba. Andiamo avanti, vediamo. Questo invece è Frozen, no, insomma, questa è Elsa e non so, mi ricorda molto Dylan Dog, mi ricorda come outfit l'altra ragazza. Quindi voto complessivo 8 e mezzo. Secondo me ci sta, raga, ci sta. Ci assomigliano, Elsa ci assomiglia anche parecchio, anche alla quando fecero il live action, non so se lo conoscete, fatemelo sapere se siete d'accordo anche voi. Quindi andiamo avanti. Questa è sempre lei vestita, vedi, allora credo sia proprio in stile Dylan Dog, credo, da, aspetta, com'è che sta scritto dietro? Daila Dunn, non so. Secondo me è tipo la versione femminile di Dylan Dog. Può essere? Non lo so. Se stai guardando il video, fammelo sapere qua sotto nei commenti. Quindi, come voto queste, come quella di prima, quindi voto 8 e mezzo anche per lei, perché era complessivo. Andiamo avanti. Non so che personaggio è. Nel dubbio gli do un 7. Andiamo avanti. Lui è di One Piece e non ricordo il nome. Non ricordo, però ha avuto un mazzo di fiori. Gli è stato regalato anche un mazzo di fiori. Forse viene
viene da Sanremo. Non lo so, comunque gli diamo un bel 7 e mezzo, raga. Questa non da Jujutsu Kaisen dovrebbe essere, se mi sbaglio sognorante. Voto 7. Andiamo avanti, vediamo. Questi invece stavano a controllare chi era, chi, se c'era qualche stronzo, qualche malintenzionato, qualche terrorista. E quindi a un passo falso lo trivellavano. Quindi voto complessivo per tutto sto ambaradam, raga, io gli darei un bel 9, perché secondo me hanno schiumato da morire, pesati, con tutte quelle cose addosso, quelle armi addosso. Il 9 secondo me se lo meritano. Andiamo avanti. Lui invece è... questa è la coppia, vedi, questo è voto di coppia, raga. Voto di coppia. Raga, per sto mascherone e anche lei, raga, che voto gli diamo? Gli diamo un bel 8 e mezzo. Che dici? Oggi 8 e mezzo, dai, oggi so buono, 8 e mezzo. Ma andiamo avanti. Il Pikachu gigante e Ash. Oddio, forse è un errore di prospettiva, forse. 6, andiamo avanti. Questo è Super Mario e Luigi, e dietro c'è pure Peach, raga, attenzione, dietro c'è anche Peach, quindi la squadra quasi al completo. Voto 6 anche per loro. Loro invece, questo invece sono un misto fra Sanji, Zero Chu può essere, non mi ricordo, Bakugo e lei non me la ricordo. Quindi voto complessivo per loro, secondo me un 8 e mezzo ci sta. Se sta, secondo me il 8 e mezzo c'è. Qualcuno, devo dare sto 10, a chi lo do? E soprattutto qualcuno se lo pierà sto 10? Non lo so, vediamo chi se lo prende il 10. Attenzione, ho finito di dirlo, non sapevo ci fosse. Secondo me per ora 9, lo confermerò a fine foto. Per ora 9 sospeso. 9 sospeso. Loro invece stanno a fare, perché c'era pure il torneo di wrestling, c'era, non lo sapevo, quindi Wolverine contro non so chi sia, e li vedo così, voto 7, perché combattono in cosplay, quindi voto 7. Andiamo avanti, vediamo. Questo è Alastor. Voto 6 e mezzo. Questo invece è Angel Dust, quindi prima Alastor e ora Angel Dust, con dietro non so chi sia. Voto 7 e mezzo per Angel Dust. Dai, raga, dai. Loro invece sono Peach, non lo so, Peach, entrambe voto di coppia, voto 6. Sono finite. Quindi, no, raga, io al massimo gli do 9 e mezzo, raga. Questa puntata il 10 non c'è, cioè fino al 9 e mezzo. Brava. Chiunque tu sia, fammelo sapere nei commenti se ci sei, bravo, per questo 9 e mezzo, va bene? E quindi, ragazzi, abbiamo visto alcuni cosplay qua al Megacon di Genova, e quindi fatemi sapere nei commenti qual è il vostro cosplay da 10, oppure se c'è il massimo cosplay, il miglior cosplay che avete visto qua a fianco, che avete visto insieme, e fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi, ragazzi, invece ci vediamo a un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, che tra poco arriveranno altri video belli, altri cosplayer.